Ciao ragazze, benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi vi faccio vedere la seconda parte del mio book haul. È un book haul sempre con libri presi second hand. Spero che il precedente video vi è piaciuto. Vi lascerò comunque il link giù nell'info box e sulle schedine in modo di andare a vederlo in caso in quale non l'avete fatto fino adesso. Continuiamo velocemente con la seconda parte del mio second hand book haul. Come vi avevo raccontato anche nel video precedente, come anche negli altri miei book haul, io compro libri usati da Mercatopoli Taranto e vi posso assicurare che anche questa volta ho per voi dei titoli davvero molto interessanti. Sono state delle scoperte fantastiche. E iniziamo con il primo libro che è Il segreto di Cedar House di Minette Walters. Questo libro l'ho già letto, è tipo un giallo, mi è piaciuto abbastanza, mi ha tenuto incollata alle pagine. Questo libro l'ho pagato 3 euro e credetemi, è in ottime condizioni. Il secondo libro è La Metamorfosi di Franz Kafka, costava solo 50 centesimi e in realtà mi è stato regalato dal negozio, essendo anche un libro davvero molto molto piccolino, e sono davvero curiosa di leggerlo. Poi un'altra grande scoperta è stata Crypto di Dan Brown, è un libro assolutamente nuovo che costava intorno a 4 euro, non mi ricordo perché non c'è più il prezzo dietro, comunque nuovo costava 12 euro ed è un libro edito Oscar Mondadori. Sono davvero contenta di averlo. A me Dan Brown piace abbastanza, perciò dovevo assolutamente aggiungere questo libro nella mia collezione. Poi ho trovato un libro di quale non ho sentito parlare davvero molto bene, Non lasciarmi di Kazuo Ishiguro. Questo, se non ricordo male, è un libro abbastanza triste. Devo essere pronta a poter fare questa lettura perché in genere non leggo le dramme perché sono intimorita di questo tipo di libro. Questo l'ho pagato 4 euro e come si può ben notare anche lui è in ottime condizioni. Poi è un'edizione Einaudi. Come anche questo qua, anche lui in ottime condizioni, l'ho pagato 5 euro però e si chiama I diari della falena di Rachel Klein. Se non sbaglio è un libro young adult, ma può essere che mi sbaglio ancora, non l'ho letto, ma anche di lui ho sentito delle buone recensioni. Poi una grande scoperta è stata l'altra Grace di Margaret Atwood. Io ho letto Il racconto delle ancelle e i testamenti. Quando ho visto online sul sito di Mercatopoli l'esistenza di questo libro, ho detto assolutamente devo andare a prenderlo adesso, in questo momento. In effetti sono andata, sono riuscita a trovarlo, sono stata davvero fortunata a trovarlo perché in genere i libri interessanti, buoni, eccetera, 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 sono, vanno a ruba. Ho pagato 5 euro e non vedo l'ora di leggerlo. E sono curiosa anche di vedere la serie TV che è su Netflix, se non sbaglio. Poi ho trovato La città di pan di zenzero di Jennifer Steele. Questo qua ho iniziato già a leggerlo, poi l'ho abbandonato perché avevo acquistato un altro libro che mi interessava tantissimo e per il momento è abbandonato, ma assolutamente lo devo leggere perché fa parte della mia TBR. E questo qua l'ho pagato 3 euro, in ottime condizioni anche lui. Poi ad una bancarella al mare ho trovato due libri, uno di loro è questo qua di Kerry Slaughter che si chiama I frammenti di lei. L'ho già letto, ma diciamo che
A quanti libri di Karin Slaughter ho letto, mi aspettavo molto di più, è stato bello, ma non abbastanza per le mie aspettative, comunque l'ho pagato 5 euro e insomma. Poi il secondo libro, sempre della stessa bancarella, è stato questo qua di John Grisham, I Contendenti. Io sono un grande fan di John Grisham, ho tantissimi dei suoi libri, perciò quando ho visto questo qua, che era anche in ottime condizioni, ho detto deve assolutamente essere mio, ancora non l'ho letto, ma non vedo l'ora di farlo. Poi, sempre Mercatopoli, ho trovato Sublime di Christian Loren, questo libro è costato solo 1,50 euro, è un young adult, se non sbaglio, comunque l'ho già letto, ma per me non c'è niente di che purtroppo. Poi ho trovato Il presidente è scomparso, James Patterson e Bill Clinton. Ero molto curiosa di leggere questo libro di James Patterson, non avevo letto niente fino a questo momento, perciò l'intriga è stata più grande ancora. L'ho pagato 6 euro, è in ottime condizioni e devo assolutamente leggerlo. Poi ho trovato La ragazza che giocava con il fuoco di Stieg Larsson, ne avevo sentito parlare di questo libro, se non sbaglio è una serie di libri, ma al momento c'è solo questa, non ho letto niente fino adesso, manco questo qua, però l'ho pagato 3 euro ed è in ottime condizioni. Un libro che volevo assolutamente avere perché l'ho visto un po' dappertutto è stato Mille splendidi soli di Khaled Hosseini, questo qua è costato solo 1,80 euro, è un libro in una vecchia edizione PM, non sta molto bene, ma insomma è un libro che si può leggere, il libro non è rotto, non ce l'ha niente di che, solo che però le sue condizioni sono un po' precarie, ma per 1,80 euro lo dovevo prendere per poter leggerlo. Un altro libro che ho trovato, una scoperta, più o meno l'avevo preso per mio figlio, ma alla fine mi sono resa conto che non era così contento, perciò tocca a me leggerlo. È Assassin's Creed Revelations di Oliver Bowden. Questo libro è costato 6 euro ed è in ottime condizioni, quasi nuovo. Poi, Pearl Harbor di Randall Wallace, questa è stata un'ottima lettura, l'avevo pagato soltanto 2 euro e sinceramente all'inizio non lo volevo prendere, poi ho detto sai che dai facciamolo ed come vi dicevo è stata un'ottima lettura, il libro è in ottime condizioni anche lui per 2 euro, spettacolare. Poi sono andata a vedere anche il film che mi è piaciuto moltissimo anche lui, ve lo consiglio se non avete ancora letto questo libro, se non avete ancora visto il film, davvero bellissimo. Poi l'ultimo libro, che fra l'altro è stato il primo che avevo letto da questo haul, è questo qua, Io e Dewey. Di Vicky Miron e Brett Winter, edito Pickwick. Questo libro mi ha costato 2 euro. È stato un libro tipo bene ma non benissimo. Ho pianto tantissimo perché si parla della storia di un gatto che è vissuto per 18 anni, se non erro. Ma però diciamo che non è scritto molto bene, emozionante, ma diciamo con da certi punti di vista mi aspettavo molto di più. Questa è stata anche la seconda parte del mio book haul. Sicuramente fra poco farò anche la terza e ultima parte. Mi rimane solo di ringraziarvi per la vostra attenzione. Speriamo che ci vediamo presto. Ciao!